Un momento tradizionale di comunione e di gioia che si ripete ormai da anni a cavallo tra le festività natalizie e l'Epifania. È quello della messa al Luna Park di Arezzo, che è stata presieduta da Don Carlo Volpi e concelebrata da Don Gianfranco Cacioli e Don Ciro Cornacchini. Ad animare la messa è stato in questa occasione il coro di Alberoro e insieme alla partecipazione dei giostrai si è unita anche una delegazione di scout di Arezzo. Li conosco da sempre perché io abitavo proprio dove loro mettono i loro mestieri e da sempre mi hanno chiesto una mano, un aiuto, una presenza proprio come sacerdote. E dopo, quando è stato opportuno per la diocesi, ho preso anche questo incarico, ma è un incarico bello, direi, pieno di gioia per loro. Mi sento uno di loro qualche volta e loro mi sentono vicino così. Non è possibile fare mille cose, ma quelle che si fanno le fanno molto volentieri. E via via, come stamani, questa prima comunione per esempio è una gioia che poi si inserisce in un cammino che abbiamo fatto con la sua famiglia, di questo bambino. Io conosco bene i genitori per averli sposati, i nonni, allora è un cammino che si fa insieme, gli stiamo vicini come possiamo, un po' dappertutto, e li ringrazio anche perché sono persone serie, oneste, persone che lavorano, è un bel mondo anche questo qui, ci si sta volentieri. Come tutti gli anni svolgiamo questa messa grazie anche a Don Carlo che viene qua e proponiamo questo evento. Per noi è molto, molto importante anche per far vedere che siamo, insomma, anche noi gente, insomma, che crede, e quindi per noi è una cosa importante farla. Il Luna Park sarà presente ad Arezzo fino al 29 gennaio con una speciale promozione per chi lo frequenterà nei giorni di martedì e giovedì. Paghi un gettone e ne ricevi due.